tematica della cosomministrazione del vaccino combinato morbillo, rosolia, parotite e varicella con il vaccino meningococcico C coniugato è estremamente importante e anche attuale. Infatti, se noi facciamo riferimento a quelle che sono le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale Italiano 2017-2019, come del resto a tutti i calendari vaccinali in uso nel mondo, vediamo che in particolare nella fascia pediatrica, per fortuna, abbiamo tanti vaccini che rispondono ai requisiti di sicurezza, tollerabilità ed efficacia e che pertanto vanno usati. È ovvio che abbiamo la necessità di ottimizzare l'intervento vaccinale, riducendo al massimo il numero degli accessi ai servizi e in questo modo garantirci anche il raggiungimento di elevate coperture vaccinali. L'utilizzo della cosomministrazione, cioè della somministrazione contemporanea ma in sedi anatomiche diverse, di vaccini diversi tra di loro, quale ad esempio morbillo, rosolia, parotite e varicella, con il vaccino meningococcico C coniugato, rappresenta proprio un punto, un esempio importante di questo aspetto. I vaccini combinati fanno parte della storia dell'evoluzione delle vaccinazioni. Noi abbiamo avuto dei vaccini come il difterite tetano pertosse che hanno radunato in un unico vaccino prodotti che prima erano usati separatamente. Abbiamo avuto successivamente la disponibilità dei vaccini morbillo, parotite e rosolia. Il fatto che ci siano sempre più vaccinazioni disponibili per malattie importanti fa sì che i vaccini combinati possano facilitare sia la somministrazione in meno sedute, ma anche fornire la possibilità di avere coperture più elevate e anche ridurre in qualche modo gli eventi avversi, gli effetti collaterali, perché ovviamente moltiplicare il numero delle iniezioni significa anche aumentare soprattutto gli effetti collaterali a livello locale. La cosomministrazione è una pratica vaccinale estremamente importante. Infatti noi dobbiamo fare riferimento al fatto che abbiamo nella nostra disponibilità tanti vaccini e dobbiamo cercare di ottimizzare gli interventi vaccinali. La possibilità di poter somministrare in contemporanea, in sedi anatomiche diverse, più vaccini è proprio il concetto che attiene alla cosomministrazione. L'utilizzo di questa pratica permette in effetti di ottimizzare l'intervento vaccinale, rendendo molto più snelle quelli che sono gli aspetti organizzativi della seduta vaccinale, impatta molto meno su quello che è il disagio possibile di un numero elevato di accessi ai servizi vaccinali da parte dell'utenza e in questo modo, aumentando l'accettabilità delle vaccinazioni, permette di raggiungere quello che è il nostro obiettivo fondamentale, cioè elevate coperture vaccinali. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto rappresenta certamente la guida fondamentale per l'utilizzo di tutti i prodotti in campo farmaceutico, compresi i vaccini, ma è pur vero che non tutte le evoluzioni delle conoscenze scientifiche possono essere immediatamente tradotte in una modifica della scheda tecnica. Nello specifico dei vaccini va anche considerato il fatto che spesso quello che noi trattiamo sono le cosomministrazioni e quindi non si tratta di utilizzo off-label, ma si tratta di un'eventuale mancanza di una indicazione specifica sulla cosomministrabilità. In questo senso però la legge italiana, la legge Gelli recentemente approvata, fa chiarezza sul fatto che il parere delle società scientifiche, quindi le loro indicazioni, le buone pratiche, le linee guida che vengono emanate dalle società scientifiche competenti nel settore possono guidare utilmente il comportamento dell'operatore. E quindi in questo senso la problematica della vaccinazione morbillo, parotite, rosolia, varicella cosomministrata con la vaccinazione contro il meningococco C può essere certamente cosomministrato anche sulla base dei pareri, per esempio, che sono stati dati dal calendario vaccinale per la vita nella versione del 2016.
Quindi, diciamo, riassumendo, non tutta la letteratura internazionale e anche le più importanti società e associazioni scientifiche a livello internazionale, come per esempio il CDC nel Pink Book, dice chiaramente che soltanto se viene esclusa una cosomministrabilità essa non può essere fatta, ma tutte le volte che non è specificamente previsto si può assolutamente cosomministrare. La prima considerazione che dobbiamo fare è che la cosomministrazione del vaccino combinato morbillo, rosolia, parotite, varicella con la componente varicella ceppo Oca-Merck con il vaccino meningococcico C coniugato è un elemento imprescindibile e importante nell'ambito della vaccinazione in fascia pediatrica, che è abbastanza affollato in termini di disponibilità di vaccini e quindi noi abbiamo la necessità di ottimizzare l'intervento vaccinale. La cosomministrazione rappresenta la risposta a questa nostra necessità in quanto permette di ottimizzare la somministrazione di più vaccini, permette di aumentare l'accettabilità da parte dell'utenza, riduce il disagio delle famiglie e degli utenti in generale e questo permette di conseguire elevati tassi di copertura vaccinale. Fatta questa premessa generale, nello specifico occorre risottolineare ancora una volta che la cosomministrazione di qualsiasi vaccino, anche laddove non sia indicata in maniera specifica nelle assunte delle caratteristiche del prodotto, del vaccino nello specifico, è possibile ed è anzi raccomandata. Solo se ci sono delle controindicazioni specificamente espresse nell'RCP occorre non procedere con la cosomministrazione e quindi in buona sostanza la pratica della cosomministrazione rappresenta una risposta alle nostre esigenze di utilizzare al meglio i vaccini di cui abbiamo la disponibilità. La cosomministrazione dei vaccini antimeningococcici monovalenti coniugati con il vaccino MPRV con il ceppo varicella Oca-Merck è una pratica che può essere tranquillamente effettuata, tanto per cominciare perché la cosomministrazione dei vaccini rappresenta un grande avanzamento, una possibilità di ridurre il disagio e le problematiche organizzative. Ci consente di raggiungere delle coperture vaccinali certamente più elevate che non usando i vaccini separatamente MPR più varicella e tutto quello che è stato scritto anche dalle strutture internazionali come il CDC ci dice che non si può fare tranquillamente una cosomministrazione a meno che non sia controindicata e tra l'altro noi abbiamo dei dati di cosomministrabilità del vaccino MPRV con ceppo Oca-Merck con il vaccino quadrivalente meningococcico ACYV2. Per cui l'insieme di tutti questi dati, di queste considerazioni, fa propendere assolutamente per una tranquilla cosomministrabilità dei due prodotti MPRV e meningococco C.